Qui con noi abbiamo il sindaco Sergio Paolucci, comune Potenza Picena. Sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, questa bellissima mostra di Marotti, cosa ci dice? Beh, intanto devo fare i complimenti a lui per la passione che ha nel preparare queste cose. Non è nuovo a queste iniziative, tutti gli anni ci fa sempre conoscere qualche cosa di nuovo. Quest'anno si è cimentato anche sulla ricorrenza pasquale, quindi veramente complimenti perché rivela tanta passione, ma devo dire anche tanta competenza, perché sono tutte le scene studiate nei minimi particolari, dall'abbigliamento alle statue alla scena che viene rappresentata, quindi grande passione ma anche grande competenza, quindi buon per lui e buon per noi che abbiamo l'occasione così di poter vedere una cosa originale in un periodo pasquale, quindi un'occasione anche per i cittadini di distrarsi dai soliti supermercati magari, e venire a vedere qualche cosa che appartiene un po' alla nostra tradizione, quindi certo. Siamo in clima pasquale ma siamo anche nella tradizione del nostro paese. E quindi cosa possiamo augurare a Umberto per il prossimo anno? Beh, intanto gli auguriamo tanto successo per questa iniziativa. Io approfitto per fare un appello a tutti i cittadini affinché vengano a visitare la mostra e poi per il prossimo anno c'è buona volontà, quindi aggiungerà altre scene e la mostra diventerà ancora più ricca. Vogliamo dire due parole per la Prologo che si è offerta gentilmente per quanto ha fatto? Ma la Prologo è sempre encomiabile perché si prodiga per il bene del paese. Diciamo, sono tutti volontari che dedicano gratuitamente il loro tempo alla comunità, quindi anche a loro va il riconoscimento di tutta la comunità perché tante cose si possono fare grazie al loro impegno, quindi in bocca al lupo anche a loro e grazie per l'attività che svolgono. Grazie signor Sindaco, buona Pasqua e arrivederci al più presto il prossimo anno per queste bellissime occasioni. Grazie a tutti, grazie anche a voi perché anche voi fate un'attività così che è utile, amatoriale ma comunque utile per la comunità. Grazie, buona Pasqua anche grazie. A voi. Prego. Ottaviani Mario, presidente Proloco Porto Potenza. Mario, buonasera. Buonasera. Ci rincontriamo un'altra volta con lo staff di Twin Sebastiani, l'altra volta per il Carnevale, oggi per questa bellissima manifestazione creata da Marotti Umberto. Ce ne vuoi parlare? Sì, ci troviamo quando ci stanno delle manifestazioni a un certo livello. Adesso, a parte l'altra volta che era il Carnevale, era una festa per i bambini, per le famiglie, era ecco, una bella festa. Questa è una festa, è una manifestazione, diciamo, più che una festa tutta di alto livello, è una manifestazione culturale e come dicevo prima nella presentazione lì insieme al sindaco, è una delle, poi Umberto mi diceva addirittura del centro Italia, io ho detto nelle Marche che è l'unica, perciò è una cosa che va apprezzata e va valutata anche abbastanza bene perché l'ha fatto una persona che praticamente è un autodidatta, è uno che c'ha un sacco di passione, come nel periodo di dicembre lui fa un presepista, fa il presepio, quello è tutta sua la realizzazione, mentre qui insieme a lui c'è uno staff di persone e lui hanno collaborato con lui per fare questa realizzazione che secondo me è bellissima. Cosa vogliamo dire a Umberto per il prossimo anno, di seguidare, di non seguidare? Cosa... No, io con Umberto ho un ottimo rapporto perché oltre che essere un portopotentino come me siamo amici da un sacco di tempo, poi anche socio della Prologo e lui appena mi ha chiesto se era possibile fare una manifestazione del genere, io ho detto subito di sì, anzi mi sono interessato, ho cercato di aiutarlo in tutti i modi affinché se fosse possibile realizzarla. E... c'è solo da sperare di continuare a farla, di migliorarla, di ampliare anche come scene, perciò da noi, l'ho detto prima, lo ripeto, perché chi ha buona volontà, chi vuol fare qualcosa di veramente interessante, la Prologo è sempre disponibile ad appoggiarlo, a collaborare. Presidente, prima di concludere vorrebbe salutare le autorità presenti che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione? Senz'altro, infatti ho ringraziato il sindaco, anzi l'ho ricordato un paio di volte perché avevo paura che si dimenticasse dell'inaugurazione, poi ringrazio l'assessore al turismo che ci sta sempre vicino, a Calza Silvio e anche l'assessore Bovari, che questo poi interessa più che a lui perché è l'assessore alla cultura e sono tutti e due presenti, tre con il sindaco e sono veramente contento che hanno accettato questo invito e penso che anche loro abbiano detto qualcosa di valido e di interessante. La ringrazio signor Mario, alla prossima manifestazione. Aspetta, un'ultima cosa vorrei ringraziare anche voi perché l'ho detto l'altra volta e ve lo ripeto anche adesso che senza di voi non saremmo meno visibili, siete sempre disponibili, lo fate
gratuitamente, questo è bene metterlo amatorialmente, dirlo tranquillamente, doveva venire la gente che ci aveva promesso, ma se non c'eravate voi rimaneva tutto qua, perciò di nuovo grazie prima di tutto a voi e poi tutto il resto. Grazie Ottaviani. Prego.